Con l'ora solare l'Union Clodiense dorme un'ora in più e il Trento vince meritatamente lo Stadio Ballarin per 2-0. Troppo forti gialloblu o troppo debole questa Union? Dopo il vantaggio siglato da Pilastro, i lagunari sono spariti dal campo e il raddoppio di Caporali ha messo in ghiaccio la partita, concedendo solo due occasioni granata con Ferretti e Madiotto. Il cambio in panchina, a parte la grinta sfoderata dal nuovo tecnico Andreucci, non ha portato per ora esiti positivi. Anzi, subentra qualche sintomo di scoramento oltre al passo indietro contro l'avversario più difficile che si potesse immaginare. Ecco i giocatori che rispondono all'appello. L'arbitro Vogliacco subito tiene a freno le esuberanze di Antonio Andreucci. Al quarto minuto è Umberto Nappello a mancare l'appuntamento con il tiro da posizione favorevole. Avanza Mattia Seno, abbastanza positiva la sua prova. Nappello si ritrova il pallone in una zona del campo dove poteva magari tirare. Invece serve ancora Seno. Al nono minuto è Osugi a prendere il campo tirando di sinistro a lato, il migliore in campo il giocatore nigeriano per il Trento. Al tredicesimo si infortuna Alberto Ballarin, purtroppo è costretto a lasciare il suo posto in campo e subentra Giovanni Pastorelli. Al diciannovesimo, l'azione più bella, sedicesimo, anzi l'azione più bella dell'Union Clodiense nel primo tempo, il cross di Seno della sinistra, tiro al volo di Ferretti e Ronco manda in calcio d'angolo. 3 minuti più tardi è Gatto, il regista del Trento, il leader della squadra, a calciare da fuori anche lui di sinistro e la palla sorvola di poco e la traversa di Amatori. Prologo al gol trentino, al ventiduesimo è lo stesso Gatto a battere una punizione sulla tre quarti destra, a circa 20-22 metri dal limite dell'area. Lo schema prevede su palla inattiva il colpo di testa di un difensore che rimette la palla in mezzo. Molte squadre lo utilizzano anche l'Union Clodiense nelle scorse settimane e mesi. La punizione di Gatto viene raccolta sul secondo palo da Simone Salviato, che il Trento ha prelevato in estate dalla Luparense. Salviato metterà la palla in mezzo, arriva Pilastro che in semirovesciata dalla linea di porta insacca. Ecco appunto il colpo di testa di Salviato. Pilastro numero 24, giocatore nato nel 2001. Mette la palla in rete, fa tutto il Trento, non intervengono i difensori, granata, e 1-0 per gli ospiti al 22esimo minuto. Ancora il Trento protagonista in questa fase del primo tempo con Osugi che smarca Belcastro, la cui spaccata va alta, siamo al 27esimo minuto. La prova di quello che succede nell'attacco dell'Union Clodiense è data da lancio di Nappello per Ferretti al 35esimo. Lancio circa da metà campo, Ferretti da solo a combattere contro tre difensori, poco riesce a fare anche perché era al rientro. Al 37esimo ha annullato un gol di Aliu per sospetto fuorigioco che al replay pare esserci. E al 40esimo c'è un traversone di Nappello dalla sinistra, Baccolo prova l'acrobazia ma la palla gli resta là e quindi arriva il portiere Ronco. Al 41esimo il raddoppio del Trento. L'azione di Martino che serve Amatori indietro, il portiere libera l'area, irrompe Caporali che insacca a fil di palo. L'errore iniziale del numero 2 dell'Union Clodiense ha messo poi in difficoltà l'intero reparto. 2-0 per il Trento al 41esimo minuto, un'altra rete annullata al 43esimo, questa volta parrebbe non esserci il fuorigioco. La decisione arbitrale lascia dubbi su questa azione conclusa dal Trento al 43esimo. Finisce il primo tempo al 45esimo minuto nella ripresa senza cambi. Al 53esimo un fallo fischiato a Djuric, che però anche in questo caso non c'era, è intervenuto regolarmente sulla palla e si preparava al tiro dal limite. Al 55esimo ancora il mediano pesarese arriva al limite, prova il sinistro liftato e la palla fuori da buona posizione. Tripla occasione per il Trento con Aliu, sbagliata dagli avanti gialloblu davanti alla porta di Amatori al 63esimo. Lo stesso Aliu di testa 3 minuti più tardi colpirà la palla e la metterà di poco a lato in occasione di un calcio d'angolo. Ecco ancora la conclusione della vecchia azione del Trento, 66esimo si diceva, angolo dal corner destro, è Graziano Aliu a colpire di testa, la palla va di poco a lato sulla conclusione dell'ex Adriese che anticipa la difesa con Pastorelli.
Si diceva di Willy Osusi, l'ex giocatore del Padova e del Varese, uno abituato alla Serie D, che spesso, insomma, ha illuminato la partita recuperando palloni su palloni, come in questo caso, quando sulla fascia sinistra fa più o meno il bello e il cattivo tempo, pressa dall'inizio alla fine, fino a quando è stato in campo, danza molto sul pallone, riesce a superare gli uomini, si vede essere un giocatore di altra categoria, anche sullo stretto. Ancora un'occasione per Aliu al 72esimo. Il lancio lungo per l'attaccante di origine albanese. Pastorelli lo contrasta in area. Aliu cade, ma l'arbitro non ritiene ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Nell'Union Clodiense entrano Gioia e Madiotto che dialogano in questo caso all'84esimo. Madiotto calcia in diagonale e Ronco para con sicurezza. La migliore occasione dell'Union Clodiense nel secondo tempo arriva all'86esimo e vede protagonista ancora Madiotto. Qui c'è Martino che sfonda sulla destra, cross basso. L'ex attaccante di Feltre Belluno mette di poco a lato il suo piatto destro. La frustrazione è tutta in questo tiro di Martino che finisce altissimo all'87esimo minuto. Ultima azione per l'Union Clodiense al 93esimo. È Porcino subentrato poi sulla fascia sinistra. Il cross in mezzo è tutto per il colpo di testa di Cuomo e para invece Ronco. La festa è invece trentina. A fine partita, applausi e cori dai tifosi trentini in tribuna centrale, non era disponibile, non è agibile la nuova tribuna gradinata nord perché manca ancora il collaudo da parte del comune e quindi i tifosi ospiti non possono accedere alla tribuna, alla gradinata che guarda Chioggia e qui insomma la festa del Trento. Si è avvertita, come ultimamente accade, l'assenza degli ultras della curva Franco De Paulis che avrebbero potuto sicuramente dare qualcosa in più alla squadra granata oggi, quantomeno in termini di supporto. Dallo stadio Ballarin Enrico Veronese per Chioggia Azzurra, l'appuntamento è la prossima settimana con la trasferta dell'Union Clodiense allo stadio Belluno.